riflessione riguardo. Sì, io prima volevo insomma, ringraziare molto il circolo e il quartiere insomma, dove siamo oggi, nel senso che insomma, insomma, è la prima iniziativa che si fa a Bologna insomma, per parlare di questi temi, invece insomma, secondo me è molto, insomma, quest'ultima fase, e secondo me è molto invece giusto insomma, che su questo ci sia una riflessione. Peraltro mi hanno invitato in tanti dibattiti sull'esito delle elezioni regionali e sulle motivazioni dell'astensione. Per l'esperienza che ho fatto io nei banchetti, la questione morale è stata la prima motivazione dell'astensione su tutti i partiti e anche in un pezzo di elettorato nostro rispetto a quello che in particolare era accaduto in regione. E peraltro le elezioni regionali sono state prima della vicenda di Roma, ecco, che ha avuto sull'opinione pubblica, sui cittadini, sui nostri iscritti, sui nostri militanti un impatto molto forte. E poi appunto il governo, il Parlamento, il nostro gruppo stanno facendo sulla giustizia un lavoro secondo me davvero molto importante, costruendo un pacchetto di riforme secondo me di grandissima qualità. Davide le ha spiegate benissimo, c'è un lavoro peraltro di forte sinergia fra Ermini e Orlando, insomma, con i presidenti di commissione, e si sta facendo secondo me un lavoro veramente egregio. E anche qui magari sarà perché in questo caso nel PD siamo tutti d'accordo, ma pubblicamente se ne parla pochissimo. Nel senso che si vede che anche la stampa, no, i mezzi di informazione, siccome in questo caso diciamo tutti la stessa cosa, evidentemente fa meno notizie. Invece secondo me il lavoro sulla giustizia per il paese è un lavoro di importanza enorme. Anche qui si parla di crisi economica, credo che abbiamo tutti presente, per esempio, che i tempi della giustizia civile sono uno dei grandi temi di problemi che di competitività che l'Italia verso altri paesi, insomma. E quindi, insomma, ringrazio molto l'iniziativa e ringrazio molto Davide perché qua è vero che c'hai i figli a Bologna, però è sempre l'ultimo sabato prima di Natale, insomma. E peraltro domani saremo a votare alla Camera e insomma mi fa molto piacere che sia qui. L'abbiamo un po' intrappolato nel senso che l'hanno già invitato a Castelmaggiore e diciamo che ne avrai, se non so, sarà una presenza episodica, insomma, spero in iniziative come questa su Bologna e poi con Davide insomma stiamo facendo questa esperienza della segreteria che si è insediata il 16 settembre, anche lui è stato nominato quando sono stato nominato io, insomma, nella nuova segreteria, insomma, quindi fa ancora più piacere averlo qui. Ecco, poi sui temi che, insomma, che mi sono stati posti, io quando penso alla questione morale per la generazione invece da cui provengo io, penso prima di tutto a Berlinguer, insomma, mi viene in mente quella bellissima intervista che fece su Repubblica Scalfari, che secondo me è molto interessante per diverse ragioni. Uno è certamente per il messaggio che dà, cioè un messaggio per cui la questione morale non è un fatto di moralismo, la questione morale è una grande questione politica, c'è un grande peso sulla vita delle istituzioni della democrazia italiana e affrontarla in modo radicale è una grande priorità politica. Però quell'intervista secondo me è molto interessante anche per capire come sono cambiate le cose da allora e sono cambiate moltissimo, nel senso che se si va a leggere lì la denuncia di Berlinguer qual era? Che quella per cui i partiti politici avevano abdicato al ruolo loro indicato nell'articolo 49 della Costituzione, avevano occupato indebitamente settori dello Stato in un cortocircuito di fenomeni clientelari che ne aveva messa in discussione la stessa funzione. Tanto che nella fase di Tangentopoli che è stata ricordata, il tipico reato per cui ci sono stati i processi di Tangentopoli era finanziamento pubblico ai partiti. Se ci pensate adesso la situazione è assolutamente un'altra. Cioè vale il messaggio sul valore politico del tema, ma la questione morale oggi è totalmente diversa, perché oggi siamo di fronte a partiti politici molto indeboliti, e il nostro è il più forte di tutti, non c'è dubbio, che quindi sono scalabili da singoli gruppi di pressione, gruppi di potere, che li occupano al fine del loro arricchimento personale. Infatti, se ci pensate, in tutti i processi e le inchieste di cui si legge, non c'è quasi mai finanziamento illecito ai partiti, che pure è un reato ed è giusto che sia perseguito, ma ci sono persone che si infiltrano nei partiti, in partiti deboli e scalabili, o direttamente, o appoggiando politici che poi devono ricambiare il favore per arricchirsi loro. E quindi è, secondo me, quando si dice che il problema sono i partiti, in realtà si dice una cosa
che in qualche modo è esattamente opposto alla realtà. Cioè, in questa fase storica è la debolezza dei partiti politici che aiuta la crescita della corruzione e del malaffare, è la loro scalabilità. E a me è fatto molto piacere che su questo Renzi abbia detto parole molto importanti e molto chiare, cioè sul fatto che il tema non è indebolire il ruolo della politica, è rafforzare, ridare ruolo, prestigio, serietà alla politica. Guarda, da questo punto di vista l'esempio più tipico che mi sento sempre di fare è l'Italia dei Valori. L'Italia dei Valori era nata sul tema della moralità, dopodiché era un partito che imbarcava tutti quelli che ci volevano sostanzialmente stare, senza una struttura, un'organizzazione, una cultura politica forte. Alla fine è caduta sui fenomeni corruttivi, cioè è caduta sul fatto che, appunto, siccome ci entrava di tutto ed erano persone che andavano lì per i loro interessi, non tutti ovviamente, sono tante persone oneste, tanti sono venuti nel PD proprio perché ci credevano e hanno visto una situazione, no, che era quella che era, ma tanti altri no, e quindi assumevano il figlio regionale, quello che sappiamo benissimo. E su quello, quel partito che era nato su quel tema è passato dal 6-7% a essersi sostanzialmente esaurito. E in questa debolezza della politica ci stanno i temi che sono stati detti. Davide lo diceva molto bene: i 120 miliardi di evasione fiscale, i fenomeni corruttivi che solo in quanto tale si dice che costano 60 miliardi, diceva Davide, 100 miliardi pensando al peso delle organizzazioni criminali. E questa diffusione, questa illegalità diffusa non sempre è, diciamo, espressione delle grandi organizzazioni criminali, mafia, camorra, 'ndrangheta, ma è indubbio che le grandi organizzazioni criminali trovano spazio nei fenomeni di illegalità, perché dove c'è legalità l'azione delle organizzazioni criminali ha una possibilità di espansione molto maggiore. E questo, se ci pensate, riguarda molto anche la nostra regione, perché finalmente la consapevolezza che c'è un'infiltrazione molto grande di mafia, camorra, in particolare dell''ndrangheta in Emilia Romagna, è una consapevolezza assolutamente, finalmente, che c'è, e anche perché ci sono state persone coraggiose. Io ho organizzato a suo tempo altre iniziative come queste con Giovanni Tizian, forse qualcuno di voi c'era anche, che è un giornalista che è stato minacciato di morte, ci sono le intercettazioni telefoniche, sparo in bocca, perché ha avuto il coraggio di denunciare le infiltrazioni in Emilia Romagna, in particolare dell''ndrangheta, ad esempio nel sistema del gioco legale, del gioco d'azzardo legale e in altri settori. E queste organizzazioni criminali è un altro grande tema, che anche qui, anche alla luce di quello che accade a Roma, dobbiamo provare a vedere nelle caratteristiche che ha, perché certo, appunto, non è quello con la coppola e la lupara da tanto tempo, è prima di tutto un giro di soldi enorme, peraltro in un momento di crisi un giro di soldi enorme che è molto forte rispetto, per esempio, a un sistema delle imprese che non trova credito nel sistema bancario, e soldi che girano anche con un tipo, diciamo, di nuovi criminali che hanno la competenza per farli girare, ma anche i vecchi che si sono riciclati, perché se ci pensate Roma è impressionante per questo, no? Cioè la banda della Magliana in qualche maniera si è riciclata in una nuova modalità di reato, appunto, che prima di tutto è basato sul giro dei soldi e sulla corruzione. E con un altro dato importante che voglio sottolineare, cioè storicamente i partiti della sinistra erano partiti che non interessavano per esempio alla mafia, non interessavano perché molto spesso non erano al governo, ma anche perché erano le forze più, diciamo, convinte nella lotta alla mafia. Prendiamo, cioè, quando la magistratura in Sicilia diceva in larga parte che la mafia non esisteva, c'era il movimento operaio, c'erano tanti compagni che hanno pagato con la vita. È noto, no, che se non veniva ammazzato più l'attore, probabilmente la legge che ha aperto la strada alla lotta più efficace alla mafia, col sequestro dei beni mafiosi, non ci sarebbe mai stato. Ma oggi questo tema non c'è più, intanto perché la sinistra è più protagonista di un ruolo di governo, ma poi perché un certo tipo di ruolo politico delle organizzazioni criminali, anche della mafia, che per esempio in Sicilia è servita a difendere gli interessi delle classi dirigenti contro il movimento popolare, no? Pensate cosa sta venendo fuori su Portella delle Ginestre, fra intrecci fra apparati deviati, servizi segreti esteri, no, che hanno fornito le armi e così via. Adesso non è più così, quindi adesso il colore politico dell'interlocutore è del tutto irrilevante.
conta gli affari che può garantire le organizzazioni criminali. E questo per noi ovviamente è un maggiore campanello d'allarme, perché la volontà è scalare anche noi, non c'è dubbio. Perché anzi, in un momento in cui il PD sostanzialmente governa tutto, il rischio è che diventiamo l'interlocutore più interessante. Certo, anche quello più capace di reagire. Io ho trovato molto positivo, qui dico come segretaria nazionale, ma insomma, prima di tutto segretario nazionale, si è affrontato il tema di Roma col commissariamento, con Orfini, prendendolo di petto, è stato azzerato il tesseramento ed è stato riaperto. Ed è verissimo quello che veniva detto, no? Roma, prima di tutto il sistema è nato sotto Alemanno, però è verissimo che è un sistema e si vede alle intercettazioni che quando siamo andati su noi si è subito posto il problema di quali erano i punti deboli in cui infiltrarsi. E qui, prima di venire alla politica, c'è un altro ragionamento che io credo dobbiamo fare, e cioè non è che c'è una società pulita e una politica sporca. Purtroppo sono, diciamo, c'è un'illegalità diffusa che attraversa politica e società, perché se un imprenditore del nord per pagare meno a conferire i rifiuti li dà di nascosto alla camorra a Napoli e poi quelli li mettono nascosti da qualche parte, quell'imprenditore è pienamente connivente del sistema criminale che in qualche modo foraggia. E anche la cooperazione, dopo, e lo sta facendo, per fortuna l'ha fatta al suo congresso, dopo la vicenda di Roma, non è che non può non interrogarsi, non perché credo che ci fosse un legame che non c'era affatto, e sull'onestà dei dirigenti, che poi sono persone che conosciamo, di cui si parla, io ci metto la mano sul fuoco, ma certamente anche il sistema cooperativo si deve interrogare su come controlla al suo interno fenomeni come questo. Ho visto che lo sta facendo, non solo secondo me dicendo che non si finanzia più la politica, benissimo, ma forse anche pensando a come si controllano i propri quadri dirigenti, ecco. E ovviamente però questo lo deve fare fino in fondo anche la politica, e anche qui per un'altra ragione, perché noi abbiamo anche il tema di qual è il rapporto tra politica e magistratura, e lo voglio dire con un esempio per spiegarmi sul caso Emiliano. È sbagliato che la politica sia subalterna alla magistratura, e quando arriva prima la magistratura la politica ha già perso, e la politica deve essere anche autorevole e autonoma, è un fatto democratico. Voglio dire appunto l'esempio che volevo fare, io voglio poter dire liberamente che rispetto la sentenza di condanna di Errani per falso ideologico, ma la critico, perché francamente che noi dobbiamo andare a votare tanto insomma perché Errani ha scritto una lettera di accompagnamento a una relazione tecnica alla procura di sua iniziativa per rispondere a un articolo del giornale, la procura stessa dice che Errani non ha favorito in nessun modo il fratello ed è stato prima assolto in primo grado e condannato in secondo per falso ideologico, perché non perché aveva scritto lui qualcosa di sbagliato, ma perché aveva scritto una lettera di accompagnamento a una relazione tecnica che conteneva delle cose che poi sono rivelate non vere. Io penso si debba poter criticare, ma io so anche che la posso criticare quella sentenza se non c'è un consigliere regionale molto autorevole che è andato a Venezia e poi, visto che non l'ha smentito, è uscito sui giornali con una sua amica pagato dalla regione in un albergo a 5 stelle, perché nel momento in cui c'è quello io non ho nessuna autorevolezza a contestare con rispetto della magistratura, ma con autonomia dei ruoli. Non so se mi riesco a spiegare, però anche questo secondo me è un punto molto importante di qualità della democrazia. E qui vengo al tema che Davide toccava molto bene, che condivido in pieno, cioè con l'autorevolezza della politica. Io penso che noi dobbiamo, insomma, approfondendo anche il tema per come la penso io, ecco, tornare a avere partiti politici, per noi un PD capace di esercitare un controllo più efficace, come non facciamo non dall'ultima fase, non facciamo forse da diversi anni, su chi, diciamo, ci rappresenta nelle sedi istituzionali e ha ruoli di dirigenti nelle istituzioni e nella politica a nome del Partito Democratico, anche al di là della responsabilità penale, perché ci possono essere anche comportamenti che penalmente non sono rilevanti, ma che per noi eticamente e dal punto di vista della serietà non sono giusti. E poi perché invece appunto ci puoi avere anche il caso in cui c'è un procedimento penale, ma una politica autorevole e autonoma nella sua autonomia riceve invece che in quel caso di quel dirigente e quella persona ci si può fidare. Noi secondo me dobbiamo tornare a avere questa caratteristica. La storia da cui vengo io, insomma, per in particolare dirlo qua e mi fa ovviamente un'impressione particolare, cioè il PC di Bologna e dell'Emilia Romagna su questi temi era ancora più che altrove particolarmente attento, però
c'era una particolare tensione ideale, questo è un altro tema su cui vorrei tornare velocemente, che è molto importante, ma però non è che automaticamente chiunque fosse dirigente del PC era per forza una persona onesta, diciamo, poteva la mere marcia si possa essere dappertutto. Il punto è che c'era un controllo doppio dal basso e dall'alto, per cui se c'erano abusi nell'uso dei soldi pubblici, la prima volta uno veniva detto, magari la seconda, la terza volta quella persona lì andava a fare qualcos'altro, questa è la verità. E io penso che noi dobbiamo tornare a avere una capacità di muoverci in questo modo. Questo passa anche certamente per una forte idealità e per la sfida che tutti insieme, secondo me, dobbiamo affrontare di costruire una cultura politica condivisa nel Partito Democratico. Io, segretario, mi devo occupare molto di questo, dovendo occuparmi di formazione politica, cioè di un partito che consolida la sua classe dirigente. Benissimo, secondo me, che sempre di più chi dirige passa dal vaglio dei cittadini, viene votato, fa le primarie, si confronta col consenso della gente, per questo è anche un modo di ricostruire un rapporto che storicamente è venuto, si è indebolito fra istituzioni politiche e cittadini. Però una classe dirigente deve essere anche rafforzata sul piano della cultura politica, del senso dello Stato, anche proprio di uno spessore, per esempio di una conoscenza sulle normative, sulle leggi che riguardano i fenomeni corruttivi. E questo è un grande compito che secondo me dobbiamo affrontare tutti insieme. Penso in una sinergia tra l'azione di riforme che Davide ha spiegato benissimo sulla corruzione, ha spiegato molto bene insomma le azioni che stanno facendo, come si sta migliorando la normativa esistente e così via, l'azione legislativa che si fa è la costruzione del Partito Democratico, insomma, nel fuoco dell'azione politica, non a tavolino, ma diciamo un partito che si attrezzi nella sua struttura, nella sua cultura politica, nella sua organizzazione di più appunto a sopportare e sostenere quelle grandi sfide che in questo campo come in altre abbiamo di fronte nel governo del paese.